è una prosecuzione di quella che molti di voi abbiamo commentato circa 2 mesi fa. Parliamo dell'arresto di Rivara Manuel, che era il fratello di Rivara Marco, il soggetto arrestato ieri, uno dei 2 soggetti arrestati ieri. In sostanza noi abbiamo avuto la possibilità, proprio in chiave di lettura generale, quella dei controlli del territorio, partiamo dall'inizio, abbiamo la possibilità di notare una dinamica similare tra i 2 fratelli di Rivara, che comunque avevano un'attività costante sul territorio, capillare diciamo, comunque parliamo di uno smercio importante. Rivara Manuel, se ricordate bene, lo chiamiamo come il pusher della movida. Ecco, diciamo che con Marco abbiamo completato quel quadro, non è solo la movida sanremese, ma noi abbiamo potuto constatare che a Imperia loro venivano e soprattutto in ambito di marijuana e hashish smerciavano un quantitativo notevole. La loro metodica era simile, quindi studiato il fratello Manuel attraverso un'integrazione di attività ci è stato possibile individuare, non facilmente perché Marco era un ragazzo, cioè comunque uno spacciatore abile, soprattutto nel saper nascondere la propria attività, ma un'attività mirata ci ha concesso la possibilità di individuare un'area, una zona di Sanremo in cui lui frequentemente si recava. Attraverso la conoscenza degli operatori della squadra mobile del commissariato, che continuano ad operare in una sinergia costante, come avete avuto modo di vedere, è stato possibile riallacciare alcuni rapporti che in passato aveva avuto Rivara e individuare l'imbosco. In sostanza lui aveva sfruttato la sua amicizia con un ragazzo tossicodipendente e attraverso diciamo, un corrispettivo di un centinaio di euro a settimana riusciva a conservare presso la sua abitazione quello che avete modo di vedere oggi. Lui, prima di rifornire i suoi tossicodipendenti di fiducia, si ricaricava ogni giorno e cominciava il suo smercio. Parliamo di un quantitativo importante, parliamo di una platea che è vasta, perché anche nell'ambito della fascia d'età abbiamo la tipologia di stupefacente sequestrato, come per il fratello, ci consente di vedere che hashish, marijuana e cocaina quindi sono destinati al maggior numero di soggetti possibili e in base alle varie esigenze. La cosa interessante è che, come per il fratello, noi abbiamo ritrovato a casa di Marco la sostanza utilizzata per il taglio, quindi parliamo di persone esperte, parliamo di 2 soggetti che comunque non hanno uno spaccio ridotto ma un consistente traffico sia dal punto di vista del consumo che dal punto di vista degli introiti economici di rilievo. Poi altri particolari, comunque ora c'è il collega del commissariato con cui ci sentiamo quotidianamente,